chiamerei a prendere posto per Gian Nicola Zingaretti, che ringraziamo, presidente della provincia di Roma, Federico Forrazza, coordinatore di Vired.it, Elena Farinelli, blogger. Intervengono poi durante questo pomeriggio sui progetti delle amministrazioni Dario Narvella, vice sindaco del comune di Firenze, Renzo Crescioli, assessore alla provincia di Firenze, si scusa Stella Targetti che non potrà essere con noi, vicepresidente della regione Toscana, ma interverrà Mirko Lalli della fondazione Sistema Toscana. Io soltanto per un saluto, questa iniziativa sulla cittadinanza digitale, sul wifi libero, sulla banda larga, sull'open government è nel percorso della nostra conferenza programmatica di Firenze Pages, che vedete credo già sul monitor, il nostro sito internet che abbiamo aperto verso da due giorni del 30 e 31 marzo, che si svolgerà alla Limonaia di Villa Strozzi. Sul sito internet firenzepages.it sta andando in onda la diretta di questo appuntamento ed è il luogo, il contenitore in cui stiamo raccogliendo tutti i contributi che singoli cittadini, unioni comunali, associazioni e realtà anche più organizzate della nostra provincia, dell'Unione Metropolitana di Firenze, stanno mandando e stanno riempiendo i contenuti, il nostro dibattito verso da due giorni. Ancora oggi è un'occasione in più per approfondire queste tematiche, molte altre le trovate, le iniziative che ci avvicinano al 30 e 31 sull'agenda del sito su firenzepages.it. Io mi fermo qua, passando il testimone a Mirko Tormentoni, che nel frattempo si è allontanato, e ringraziando oltre a chi interverrà anche tutti coloro che ci stanno permettendo di mandare in diretta questo appuntamento. Grazie e buon lavoro. Grazie al nostro segretario. Io semplicemente per darvi alcune informazioni, oltre che per ringraziare nuovamente i nostri ospiti, a partire da Nicola Zingaretti, Federico Ferrazza, coordinatore di Wired.it, Elena Farinelli. Ringraziare la Sesto Web TV, che ci sta permettendo di trasmettere in diretta sul web questo nostro appuntamento. Ringraziare Nicola Torpei e Tabula qui accanto a me, che con questa nuova tecnologia touchscreen, che permette di organizzare, presentare, comunicare informazioni e contenuti, avremo appunto a disposizione questo strumento che è proiettato lì sul monitor che vedete alla nostra destra, che farà vedere le presentazioni di alcuni relatori e farà vedere delle cose, documenti, immagini durante gli interventi dei vari rappresentanti e varie persone che interverranno. Quindi ringraziando tutti voi che siete intervenuti qui stasera, io darei l'inizio agli interventi a partire proprio da Nicola Zingaretti, presidente della provincia di Roma, che invito a venire qui accanto a questo bellissimo diabolico strumento e vi passo la parola. Grazie Nicola. Grazie e innanzitutto grazie per avermi invitato a questo appuntamento. Credo che il motivo sia legato all'esperienza che stiamo facendo nella provincia di Roma proprio su questi temi della rete, della cittadinanza digitale, di ciò che è avvenuto in una parte importante del territorio italiano, 5.000 chilometri quadrati, 121 comuni in pochi anni e soprattutto con pochissime risorse. Però prima rispondere alla domanda perché scommettiamo sulla rete, perché io vi ringrazio, secondo me è molto importante che un partito si interroghi in vista di un appuntamento come la conferenza su questi temi. Il perché è legato a mio giudizio all'importanza di provare a non essere subalterni. Il dibattito culturale e politico, che spesso, ahimè, ci vede anche coinvolti, spesso è chiuso tra due opposti estremismi: o un retaggio a difendere una storia passata, o categorie, o soggetti, o una visione del mondo che non c'è più, oppure al contrario un atteggiamento di subalternità
per cui tutto ciò che è nuovo va accettato in maniera acritica. E questo rimanere incagliati in questi due opposti estremismi, a mio giudizio, è l'inizio della fine di un pensiero politico, perché invece alla politica è chiesto non di impicciarsi, ma di comprendere i processi e dentro i processi reali della storia limitare i danni delle innovazioni, perché ci sono sempre, io poi lo dirò quali sono ad esempio dei rischi, e invece amplificare, potenziare, scommettere sulle potenzialità che le innovazioni portano, portano con sé. Questo anzi dovrebbe essere il compito primario, a mio giudizio, della politica, e quindi interessarsi in questo momento della rivoluzione digitale con un punto di vista critico vuol dire essere e scommettere e voler continuare ad essere autonomi. Guardate che la politica è stata utile nella storia solo quando è riuscita a fare questo. Nel Risorgimento, parliamo del Risorgimento perché ad esempio attraverso la scolarizzazione di massa si riuscì a combattere l'analfabetismo, e la storia inizia da quel momento. Nel dopoguerra, nell'Italia da ricostruire, la politica capì che un grande tema era l'allargamento della cittadinanza attraverso forme di strumenti diversi, che poteva essere la riforma agraria, che so io, quando a persone diseredate e senza nulla venne dato qualcosa, la terra e la casa, e attraverso questo atto di allargamento di cittadinanza si crearono dei cittadini della Repubblica. Ecco, noi ci troviamo in una fase ovviamente diversa, storicamente diversa, ma abbastanza simile invece nelle innovazioni che sono in atto, e quindi nel dovere della politica di comprenderle, di capirle, non in maniera presuntuosa per guidarle, perché questo appartiene appunto alla storia e anche alla capacità di riuscirci, però per svolgere un ruolo positivo. E questo è il compito del perché non è possibile continuare con una divisione. Quindi bene, davvero complimenti per questa scelta di collocare questi temi dentro un processo di discussione che è molto importante, perché di questo ce n'è grande bisogno. Perché dico è una rivoluzione? Perché se ci pensiamo bene, la particolarità di quanto sta avvenendo nell'economia digitale è parte di quella rivoluzione delle relazioni che l'uomo nel corso della sua storia ha conosciuto e che cambia tutto. E se guardate dalla capacità di trasportare l'acqua alla capacità di comunicare attraverso il telefono o alla capacità dell'elettricità attraverso la lampadina di modificare il costume, se ripensate storicamente a quei processi, a quelle innovazioni, in quei periodi cambiò tutto, e soprattutto dal telefono in poi ovviamente la politica e il pensiero umano ha svolto un ruolo se è riuscita a stare dentro le innovazioni. E quindi nell'ultimo il computer, e quindi la rivoluzione digitale, è davvero sbagliato e criminale che la politica e il pensiero critico la viva come qualcosa o da accettare, perché c'è, oppure con la paura di guardarci dentro e di capirla. Perché ad esempio io credo che un pensiero moderno dovrebbe cominciare a interrogarsi su come questa rivoluzione può aiutarci nei due grandi drammi di questo tempo, ma non di questo secolo, di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi, cioè come si ricostruisce cittadinanza attraverso questi strumenti per aiutare a migliorare la qualità tra cittadino e Stato attraverso i servizi alle persone, e secondo, come attraverso la rivoluzione digitale si può pensare di riaccendere i motori di un sistema paese. Perché è vero che la competitività di un paese moderno è data dalla qualità dell'efficienza delle infrastrutture materiali, ma è altrettanto vero che i tassi di competitività di un sistema paese ormai si misurano anche, in parte soprattutto per i paesi moderni, dal grado della forza e competitività dei servizi immateriali, cioè dal come si riesce a comunicare, a produrre, a relazionarsi con gli altri attraverso le infrastrutture immateriali. Noi, ahimè, siamo indietro sia su quelle materiali
ma questo non è una giustificazione per dire che prima di aggredire questo tema dobbiamo fare i ponti, le strade, le ferrovie, perché questa dualità del tempo è una scusa che ci raccontiamo in realtà, perché ci avviciniamo a questi temi della rivoluzione digitale un po' come si faceva con la lampada di Diogene per capire dove e che cosa accade. E quindi la politica ne sta lontano perché ha paura a dire alcune cose. Invece ci dobbiamo stare con i nostri valori, perché ad esempio questo modo di comunicare pone un grande tema di democrazia digitale, cioè di accesso alla rete, del diritto di accesso alla rete. Non c'è nella Costituzione repubblicana il tema dell'accesso come diritto costituzionale, ma perché non c'era la rete, ma in realtà nella filosofia della Costituzione della parità di opportunità porta con sé il fatto, ad esempio, di una grande battaglia politica, non solo per ridurre il numero di parlamentari, il bicameralismo, tutto giusto come fare i ponti, ma c'è una grande questione invece che sarebbe importante di introdurre nella Costituzione repubblicana: il diritto all'accesso alla rete come diritto universale. Perché? Perché chi ha capacità e possibilità di utilizzarla è, rispetto a chi non ce l'ha, un privilegiato, statisticamente e scientificamente provato. E quindi, poi capirete perché lo dico, è quello che abbiamo provato a fare noi con Provincia Wi-Fi, la diffusione è molto importante. Secondo, una nuova alfabetizzazione, perché ahimè, qui ci sono esperti molto più bravi di me, ma a naso posso dire che uno dei nostri problemi non è solo il numero degli accessi. Noi abbiamo tanti computer, ma spesso è anche come male usiamo l'utilizzo della rete per fare downloading, uploading per i film, per la musica o per i servizi primari. Ma quindi noi abbiamo in Italia, e qui serve l'indirizzo della politica, delle istituzioni, di spingere per una nuova alfabetizzazione. E terzo, interrogarsi su come si può lavorare per, ripeto, accrescere i motori. Quindi, primo, combattere il rischio di un apartheid digitale. Anche qui non banalizziamo, è importante il banco di scuola e la lavagna, ma è importante che quella battaglia non nasconda questa nuova battaglia, l'alfabetizzazione, e poi lavorare affinché si possa utilizzare questo aspetto per accendere i motori. Ora, per essere breve, che cosa si può fare? E qui entro, se ne possono fare tante di cose, potremmo parlare tre ore. Su cosa abbiamo provato a fare? Ripeto, un piccolo ente, peraltro transeunte, come la provincia di Roma, in un'area molto vasta, con un gap di collocazione e diffusione della rete devastante, con poche risorse e soprattutto in una fase che è quella che abbiamo vissuto tutti di non crescita del paese. Perché il progetto Provincia Wi-Fi a Roma è iniziato nel 2008 e oggi siamo a questo punto. In primo luogo è questo che vedete, la diffusione della rete. Abbiamo cominciato nel 2008 a installare gli hotspot. A questo punto noi abbiamo ben oltre 100.000 abbonati, quasi 1.000 punti di accesso nel territorio della capitale, ma soprattutto abbiamo portato la prossima settimana, mercoledì a Subiaco metteremo il 100° comune, entro la fine dell'anno in tutti e 120 comuni dell'area provinciale di Roma ci saranno almeno 3 porte di accesso al wifi, gratuito, libero e gratuito. E lo dico anche qui perché ora facile a dirlo è facile, ma all'inizio siamo stati aggrediti da alcune grandi compagnie perché la critica era: se voi date gratuitamente un servizio per strada, noi che giustamente, perché come imprese dobbiamo produrre utili, lo facciamo pagare nelle case, scatta una rivolta di diffidenza nei confronti di questo strumento. E questa è una di quelle cose che ha frenato lo sviluppo della rete. Ed è una grande sciocchezza, perché è come dire: siccome per strada il lampione della luce è acceso e non è che lo pago, io non pago più la bolletta della luce a casa. No, la rivoluzione è nel capire che così come le strade, i ponti, i lampioni sono un servizio pubblico, è giusto che le pubbliche amministrazioni allarghino il concetto di servizio pubblico anche all'accesso gratuito alla rete. La sfida è su questo scoglio.
Se quando cominciò l'elettricità e la luce non si cominciavano a, non ci fosse stata la spinta per cambiare le candele nei borghi medievali, poi dopo per metterci le lampadine, non avremmo conosciuto il sistema urbano. Siamo di fronte a una sfida simile. Quindi questa è la rete attuale, è una rete totalmente gratuita, nelle piazze, nei giardini, e oggi qualsiasi commerciante, negoziante, centro sportivo la vuole, con 70 euro paga l'accesso alla rete, si installa la rete e da quel momento con una password si entra in tutti i punti d'accesso. In Italia non si sviluppa perché a Firenze, se 30 bar o a Roma mettono la propria rete wifi, ogni volta devono rifare l'accesso con la password personale. Per questo non è mai decollata. Questo è il primo step. Il secondo è stato quello di costruire Free Italia Wifi, rete alla quale aderisce anche la provincia di Firenze, e abbiamo costruito la prima federazione di rete wifi. Quindi ora sono già 22, sono allo stato attuale 250.000 utenti in tutta Italia, per cui chi è iscritto alla rete di Firenze può navigare a Piazza Venezia a Roma, così come a Venezia, così come in tutta la Sardegna, a costo, questo ci tengo a dirlo, per le pubbliche amministrazioni, zero. Però abbiamo costruito una rete che ci ha aiutato a costruire questa rete di accesso, mentre, non questo, ma un altro governo parlava di federalismo e non succedeva niente, in quegli stessi 3 anni i territori locali hanno costruito una rete federale di accesso alla rete che esiste, con dei principi. Questo è il punto che ritorna all'importanza della politica. Deve essere gratuita, deve essere neutrale, deve essere libera e deve essere open source. Noi regaliamo a tutti gli enti locali che lo vogliono il know-how, la conoscenza per installare gratuitamente tutta la rete provincia Wi-Fi. Secondo pilastro del progetto di battaglia per la democrazia digitale è aver fatto una mappa del come il segnale arriva. Ora, noi sappiamo che le mappe che esistono, quasi nessuna è completa, perché vengono fornite sulla base delle centraline che esistono sui territori, ma non della qualità del servizio delle case. E quindi abbiamo costruito questo sito, questi sono i colori che vedete, per cui i cittadini e gli utenti determinano una mappa reale della garanzia di accesso alla rete sul territorio. Questo è un sito, Zero Digital Divide, che stiamo socializzando anche con molti enti locali per fare la prima mappatura italiana vera del livello di forza del segnale e dell'accesso possibile alla rete in Italia. È chiaro per la luce, è chiaro per il telefono, è conosciuto per altre infrastrutture, ma noi non lo sappiamo sull'accesso alla rete, e questo è molto 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 negativo per poi garantirci appunto una vera cittadinanza digitale. Se non c'è neanche il segnale, se non c'è la rete, è il presupposto fondamentale. E infine le scuole. Entro settembre porteremo la DSL, il wifi, in tutte le scuole di Roma e provincia, sono 300 edifici scolastici, ma sperimenteremo, ricordate all'inizio, anche qui l'alfabetizzazione, 30 aule digitali, e cioè 30 sperimentazioni in 30 scuole, nelle quali si studierà dal prossimo anno, forse questa delle 30 aule, non tutte dal prossimo anno, senza l'utilizzo del cartaceo o dei libri, ma con lavagne magnetiche, dotando tutti gli studenti di una tavoletta, un touchscreen. Noi sperimenteremo su scuole diverse, dal liceo classico agli istituti tecnici e scientifici, come si può andare a scuola, abbiamo usato questo slogan, senza cartella, e cioè sperimentando come, formando il corpo docente ovviamente e utilizzando le nuove tecnologie, come si può lavorare in un modo nuovo su questo terreno. E questo è un passaggio fondamentale per la cittadinanza digitale, cioè dimostrare che uno studente o una studentessa in Italia, non fra 20 anni, perché in alcune zone già lo fanno, ma dal prossimo anno scolastico, può studiare avendo la rete come strumento fondamentale, chiaramente con il corpo docente, perché la rete non è affatto neutrale. E questo anche per la pubblica amministrazione, ma sono cose
la slide l'ho messa uguale, ma molto più note: la dematerializzazione dei processi, la rapidità attraverso l'URP e gli acquisti pubblici verdi garantiti dalla presenza del sito. Infine, concludo, lo dicevo all'inizio, la battaglia culturale che io credo sia fondamentale è quella di collocare questo tema della rete come servizio universale. Non perché sono un fanatico, ma perché sarebbe l'ingresso in costituzione di questo principio che poi fa muovere le altre leve, e quindi anche una legislazione che può vantare un motivo di avere una paternità e non di un pezzetto o di amministrazione o di un pezzetto politico. Ma la carta costituzionale è lo strumento che poi a cascata mette in moto i processi, ed oggi viviamo nella contraddizione di avere una carta costituzionale, anch'io condivido, tra le più belle del mondo, ma che non comprende al suo interno uno strumento fondamentale per la crescita economica e culturale e sociale. E io mi permetto di dire che, tra tanti problemi che abbiamo, ma non è questa la sede di discuterne, una battaglia che invece collocasse un pensiero politico riformatore a questo livello della sfida sarebbe molto molto importante. Tra le tante cose positive, una negativa la devo dire, ma la dico sotto punto, come punto interrogativo, e riguarda il tema del lavoro. Io credo, o dai dati che stiamo studiando, è che la rivoluzione digitale porta con sé una grandissima incognita, ancora non risolta. E l'incognita è che se le altre rivoluzioni industriali, o la rivoluzione che portò con sé il treno, le ferrovie o la catena di montaggio, furono rivoluzioni che ebbero una fase destruence, e quindi lavori che si perdevano, ma poi anche una fase costruence, di produzione di lavori nuovi, sulla rivoluzione digitale questo dato empirico non è ancora dato di per sé, non porta con sé questo automatismo, e questo è un grande tema, perché noi non possiamo frenare, ma non è di per sé vero che ci sono più posti di lavoro attraverso la rivoluzione digitale. Aumenta la qualità, e questo è un grande problema. È stato anche riscritto recentemente, che so, il container fu frenato da un mondo che commercializzava i prodotti ancora con i facchini che portavano i sacchi, fino alla guerra in Vietnam, perché poi con la guerra in Vietnam gli americani scoprirono che col container portavano in Vietnam molto più velocemente, a basso costo, tanti prodotti. Ci fu una crisi del lavoro per quei comparti, ma poi, grazie ai container, ci fu un'esplosione del commercio mondiale e si recuperarono. Io credo che, e lo dico come, non come critico, come dato assoluto, ma che il dato più controverso di tutto quello che ci stiamo dicendo è o una fase molto lunga da studiare e da seguire, ma ancora non risolta, di come questa grande rivoluzione digitale, e siamo ancora in una fase di passaggio, e che mette e rimette in discussione tipi di lavoro, quanti poi ne crea in altri campi. Ed è un tema molto delicato, perché il cuore di questa risposta è nel come consumiamo e probabilmente nel tipo di qualità di vita che noi ci siamo scelti e ci vogliamo scegliere. Ed è ancora un punto molto molto controverso, dove secondo me sicurezze non esistono. Ma anche per questo, mi permetto di dire senza nessun tono polemico, questa non è una questione di tecnici, ma è una questione di politica, e cioè di capire come questi processi vanno conosciuti, non per chiuderli e frenarli, ma per indirizzarli verso il più possibile il bene comune, e quindi dovrebbero far parte fino in fondo della nostra agenda politica. Grazie. Grazie davvero a Nicola, che ci ha dato un quadro molto ampio del tema, dei temi di cui volevamo parlare oggi sotto questo titolo di cittadinanza digitale, che già di per sé vorrebbe dire molto, nel senso di impostare molto su quello che diceva, rispetto a quello che diceva Nicola, cioè sui diritti, sulla democrazia, così come certamente anche sullo sviluppo economico e culturale. Io intanto saluto e ringrazio, ci hanno raggiunto Dario Nardella, vice sindaco del Comune di Firenze, e Renzo Crescioli, assessore della provincia di Firenze.
passerei a questo punto la parola a Federico Ferrazza, coordinatore di Wired.it, una realtà molto importante. Gli chiederei di darci un contributo rispetto ai temi di oggi e rispetto alla loro esperienza di Wired, e poi anche di continuare a coordinare un po' le cose e a aiutarci a portare avanti la serata. Perfetto, buonasera a tutti. Prima di raccontarvi brevissimamente l'esperienza di Wired, che secondo me è anche funzionale ad alcune cose che avevo in testa, volevo agganciarmi a due spunti di riflessione che mi è suscitato l'intervento di Zingaretti. Allora, il primo era, a lui c'era la slide iniziale, non so se è proprio il titolo di tutta la giornata, ma insomma, perché scommettiamo sulla rete? Scommettiamo sulla rete perché non abbiamo alternative, non credo che ci sia oggi la possibilità di dire no, io sulla rete non scommetto, sia un imprenditore che un politico che un giornalista, cioè chiudersi e dire a me della rete non interessa nulla è come, insomma, è pura follia, è un po' come se insomma, negli anni 50 avessimo detto no, noi non scommettiamo sulla televisione, perché a noi non ci interessa la televisione. Poi è stato quello straordinario strumento che ha unificato culturalmente il paese, poi l'ha un po' anche devastato culturalmente, però quello è un altro pezzo, però è stato sicuramente una parte importante dell'Italia. O come se avessimo detto non scommettiamo sulla carta quando è arrivato Gutenberg, cioè c'è internet, è uno straordinario strumento di comunicazione, di diffusione della conoscenza, e penso che a tutti i livelli, tutta la società, dalla politica all'imprenditoria ai media, devono farci conti e devono puntarci. L'altra questione è la questione del lavoro. Secondo me la risposta già c'è nella definizione di rivoluzione digitale. Non ci sono state quasi mai state rivoluzioni che non hanno fatto vittime. Questo adesso, insomma, al di là dei temi positivi che ovviamente le tecnologie digitali, poi insomma io sono un, diciamo, tra virgolette esponente di quel mondo lì, quindi sicuramente insomma, per me sono valori importanti, però è chiaro che quando è arrivata la macchina che produceva carrozze è rimasto senza posti di lavoro, e c'è un problema reale sulla questione del lavoro. Compito della politica e degli imprenditori che vogliono mantenere in piedi le proprie aziende è trovare le risposte a questa rivoluzione, però io sono abbastanza convinto che è impossibile che la rivoluzione digitale non porterà, insomma, che porterà delle vittime, ed è la storia che, insomma, ed è impossibile pensare anche di frenarla, come diceva Zingaretti prima, cioè, il nostro compito è solamente quello un po' di governarle, di studiarle, di capire, insomma, come è possibile fare meno danni, insomma. Ci sono già degli esempi comunque, cioè, c'è l'industria musicale che ha perso gran parte dei propri profitti a favore di altre industrie, cioè la Apple oggi che produce lettori di musica digitale si è portata in casa i dollari che prima facevano le case discografiche. Purtroppo è questa la... cioè non c'è, credo che ci sia veramente poco da fare. Allora, vi racconto un attimo Wired, non so quanti di voi lo conoscano, è un magazine, è un giornale, un mensile che è arrivato in Italia nel 2009, a marzo del 2009, quindi abbiamo fatto da qualche giorno 3 anni, contemporaneamente è arrivato il sito di cui sono il responsabile. L'esperimento di Wired era veramente una scommessa anche per il nostro editore, perché insomma portare un giornale di carta che parlasse di innovazione, tecnologia e internet in Italia era veramente una scommessa che fortunatamente finora
finora abbiamo vinto e che insomma ci sta dando tante soddisfazioni. La storia di Ward secondo me è interessante per agganciarvi poi all'ultima parte del mio intervento, per un semplice motivo, che la storia di Ward in Italia, seppur breve, si può già dividere in due fasi. La prima fase in cui noi abbiamo voluto raggiungere quel target di persone che pensavamo fosse più semplice per noi raggiungere, cioè le persone che sono amanti delle tecnologie digitali, quindi quelli che in gergo si chiamano geek o nerd, insomma quelli che vivono su internet, che respirano l'innovazione, che magari ci lavorano, e che quindi era più semplice raggiungere da parte nostra. Un obiettivo che abbiamo centrato. Adesso la sfida è quella di allargarci sempre di più, non solo perché ce lo chiede l'editore, perché dobbiamo ovviamente fare sempre più numeri, dobbiamo crescere, dobbiamo fare più fatturato, perché la nostra ferma convinzione è che l'innovazione e la tecnologia sono temi che possono raggiungere tutti noi, anche se molto spesso non ce ne accorgiamo. Il modo con cui stiamo cercando e in gran parte riuscendo a fare questo lavoro è quello di affrontare, per esempio sul sito, per esempio, e quindi tutti i giorni, quotidianamente con notizie che pubblichiamo, insomma dalle 40 alle 50 notizie al giorno, argomenti che non riguardano solamente internet, Facebook, l'iPad, il nuovo telefonino o piuttosto che il nuovo sito internet, ma che riguardano un po' tutti i temi, e che quindi possano dimostrare a tutti e possano raggiungere tutti, perché l'innovazione riguarda veramente qualsiasi aspetto del mondo che conosciamo. Qualche esempio, in questi mesi ci siamo occupati da Fukushima, a parte le questioni di cui ha parlato prima Zingaretti, che insomma riguardano veramente tutti noi. Parliamo di temi riguardanti l'ambiente, ci siamo occupati dell'emergenza neve, ci stiamo occupando dell'Aquila. A proposito, vedo che là si vede, noi siamo partiti dalla nostra prima grande campagna che era Sveglia Italia, che aveva molti punti in contatto con le cose che ha detto prima Zingaretti, perché appunto era il nostro manifesto per dire appunto Sveglia Italia, scommettiamo sulla rete. Ora noi, in questo tentativo nostro di allargare i temi, ci siamo rivolti all'Aquila. L'Aquila è una città che appunto, come sapete tutti, ha vissuto un terribile terremoto 3 anni fa. Questo terremoto per molti degli aquilani ancora non è finito, perché non hanno una casa, non hanno una città normale, tra virgolette, nella quale vivere. E quindi l'idea nostra è quella di proporre soluzioni di innovazione per far sì che l'Aquila possa tornare a essere una città normale, e magari per alcuni servizi, per alcuni aspetti, anche migliore di prima. Quindi insomma, questo è un po' il nostro tentativo, quello di dimostrare che l'innovazione non è solamente dentro l'iPad oppure dentro internet, ma riguarda veramente molti aspetti della nostra vita, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Le ultime due tre cose che volevo dire e poi concludo. La prima è che noi dobbiamo forse fare, noi media, ma anche la politica, ma fare un passo avanti e cominciare a pensare che la banda larga e internet e il wifi sono cose normali. Cioè non è che è innovazione. Io capisco che per un paese come l'Italia è complicato dire questa cosa, però non è che fare una strada è innovazione. Internet è una strada. Poi il bello comincia quando è finito quel processo di cittadinanza digitale, cioè quando cominceremo a costruirci i servizi sopra che consentiranno davvero di migliorare la qualità della vita delle persone. Proprio per questo penso che, come è successo per esempio con
immagino con altri interessi economici dietro, ma insomma lo switch off a digitale terrestre che c'è stato in tante regioni italiane potrebbe essere un modello forse anche utile per provare a portarlo per alcuni servizi internet. Cioè, quello switch off ha dimostrato che gli italiani, in qualche modo, poi quando sono chiamati a farlo anche un po' per forza, quel cambio da una tecnologia all'altra, poi la fanno. Quindi, perché non provare a decidere di consentire alcuni servizi fondamentali solamente online? Quello sarebbe un modo per dire. Il problema è quello che comunque bisogna prima assicurarsi che tutti ce l'abbiano la banda larga, perché tu devi mettere tutti in condizioni di poterlo fare. Però secondo me in alcune realtà ben collegate, parlo delle grandi città, Milano, Roma, ma anche Firenze, si potrebbe provare a fare questo switch off e consentire ai cittadini di, in questo modo sarebbe un po' un'alfabetizzazione, diciamo, coatta. Esatto, però in qualche modo darebbe un po' la sveglia. L'ultima questione è riguardante appunto il termine rivoluzione. Qua lo pongo in maniera un po' più diciamo più morbida. L'altra rivoluzione che ha portato internet ha fatto sì che chi ha chiamato a prendere decisioni possa entrare in contatto con chi poi quelle decisioni in qualche modo le subisce. Mi riferisco per esempio alla possibilità per un politico, per esempio, di sapere prima di prendere una decisione, non dico in tempo reale, ma insomma con notevole velocità, cosa ne pensano i cittadini di un determinato tema. Ecco, io penso che internet possa essere usato proprio non tanto come uno strumento di sondaggi, di cui insomma stiamo fortunatamente chiudendo una parentesi politica, dico, la parola sondaggi speriamo di lasciarcela un po' alle spalle, però insomma però uno strumento di ascolto dei cittadini che può far solo in modo di, insomma, di fare dei migliori una migliore politica, penso. E poi questo può essere applicato ovviamente a tutti i campi, e quindi per esempio fare migliori prodotti, fare migliore innovazione. Insomma, credo che internet stia portando notevoli vantaggi, una rivoluzione che non sarà sicuramente priva di dolori, però che sarà inevitabile e che il nostro compito sarà quello di governarla. Grazie. Dunque, grazie davvero anche a Federico Ferrazza. E adesso la parola va ad Elena Farinelli, blogger fiorentina, esperta di marketing web e altro. E vediamo se riusciamo a caricare un paio di cose per supportare il suo intervento. E poi avremo gli amministratori, a partire da Dario Nardella e poi Renzo Crescioli. Grazie. Allora, io non mi ero preparata in dettaglio, però alcuni spunti mi sono venuti da quello che hanno raccontato. Allora, chi sono io? A parte blogger, mi presentano sempre così. Io sono salita sul palco della Leopolda 2 anni fa con questo e Bonrenzi mi ha detto vai a raccontare un po' perché è tanto importante il wifi, la banda larga e internet. Io in realtà il blog è una passione, però io ci lavoro con internet. Io sono una cosa mostruosa che si chiama consulente di web marketing, quindi una cosa che mi sono inventata perché non esisteva quando mi sono laureata, e in pratica aiuto a promuoversi su internet. Io 3 anni fa mi sono licenziata da un posto fisso per fare una libera professione e vi assicuro in 3 anni non ho mai cercato un cliente. Questo per rispondere a certe chiaramente giuste critiche delle professioni del lavoro. Per quanto io ho ritrovato il sondaggio, lo studio Internet Matters, The Net Impact on Growth, Jobs and Prosperity della McKinsey, che dice che per ogni posto di lavoro che internet fa perdere ne crea 2,6, quindi non lo so se è vero, io riporto i dati che hanno detto loro. E oltre a questo, altri dati interessanti, me li segno tutti perché la mia memoria è assolutamente fallace, circa il 96% delle persone cerca sui motori di ricerca quello che vuole comprare, no? Poi lo compra chiaramente in negozio, va fisicamente a comprarlo, però lo cerca lì, e l'86% viene influenzato da quello che trova o non trova. Sarà per questo che 13 milioni di turisti
13 milioni di turisti l'anno, io questa cosa la dico tutti gli anni sperando che prima o poi cambi, cercano informazioni sull'Italia, non la trovano e vanno in Grecia, Spagna e Francia. Noi ogni anno ci perdiamo 13 milioni di persone che vorrebbero venire in Italia e non trovano informazioni. Non le trovano perché probabilmente non siamo in grado di fargliele trovare, quindi di nuovo professioni, nuovi lavori, nuovo digital divide. Anzi, ho scoperto da un video, purtroppo non lo possiamo sentire, ma magari poi lo mettiamo online per chi lo vuole sentire, che ancora oggi il 12% di famiglie in Italia non ha nessuna connettività internet, quindi circa 7 milioni e mezzo, il 36% italiani non ha mai navigato su internet, e comunque anche la famosa banda larga, tanto come dire sbandierata dai nostri provider, ahimè non è così banda larga, non è così velocità. Io pare che da 200.000 test effettuati le reali prestazioni non arrivino al 55% della velocità dichiarata. Io lo vedo perché io lavoro sempre con le chiavette e ovunque vado provo a collegarmi anche al wifi e non si va, non si naviga. E poi altre cose, tipo che in Islanda 97 famiglie su 100 hanno connessione a banda larga in Islanda e noi siamo a 38. Prima lui parlava di metterlo in Costituzione, c'è chi l'ha fatto, in Finlandia è un diritto costituzionale la banda larga, tanto per dirne un'altra, così per farsi del male. Ecco, finalmente si vede, vabbè, anche questo poi lo andate a vedervi, perché uno può dire sì, ma tu ci racconti tutte queste cose, ma in realtà non sono vere. Allora vi dico, cosa succede in un minuto, mentre io parlavo, forse era anche più di un minuto, cosa è successo? Allora, ci sono stati quasi 700.000 aggiornamenti su Facebook, 70 domini registrati, 80.000 aggiornamenti su, non mi ricordo quale social network, non l'ho scritto, 600 video su YouTube caricati, 13.000 applicazioni di iPhone scaricate, e 168 milioni di mail inviate, 1500 post sui blog e non so cos'altro in un minuto, quindi fa capire le persone quanto usano questi strumenti. Altre cose così, sempre per dare dati, per divertirsi, quasi la metà degli americani da 18 ai 34 anni controlla Facebook appena alzato. Voi potrà sembrare drammatico, ma è assolutamente vero. Se si stima che ci sono più di 5 miliardi di telefonini al mondo e non so quanti smartphone, vi posso dire che l'Italia è al quarto posto per numero di cellulari e smartphone pro capite, quindi sicuramente c'è un mercato che è interessante andare a sviluppare, però senza banda larga tutto questo non si può fare. Quindi io ci credo molto, lavoro, mi porto dietro un lavoro che faccio nei bar, faccio nei locali, nei pochi posti che mi offrono il wifi. Io sono stata a gennaio in vacanza a Madrid, sono salita sull'autobus che dall'aeroporto porta alla città e c'era il wifi gratuito e senza password. Mi sono collegata e ho controllato la posta elettronica mentre arrivavo in albergo. E su moltissimi autobus c'è il wifi gratuito. Io sono rimasta impressionata che gli spagnoli su questo ci stanno battendo. E l'ultima cosa che rimane legata alla politica è una questione legale, ovvero noi dovremmo affrontare una serie di normative che sono vacanti, nel senso che ci sono dei vuoti che andranno decisi. Non ultima, io sono reduce da un convegno di 2 giorni di 600 e passa persone a Rimini, ovviamente wifi manco a parlare, nonostante fosse un convegno di web marketing, dove c'era un avvocato che ci raccontava della nuova direttiva europea, di cui io perfino ignoravo, il diritto all'oblio, ovvero la possibilità per ognuno di noi di poter avere il diritto di cancellare alcune cose dalla rete. Questa è un'altra delle mille questioni aperte, però non voglio chiaramente trattarle tutte, e quindi insomma era solo per fare una panoramica. Chiederei di poter vedere l'altro indirizzo che vi ho dato, se lo riuscite a recuperare, non ci si fa, era un infographic, comunque poi anche questo magari da qualche parte lo raccattiamo. SEONX.org, e poi tutta questa roba qui, visto che lui raccontava dell'inserimento del wifi nelle scuole, ho trovato un'infografica sull'importanza del wifi per i college americani, dove è venuto fuori non solo il divario fra gli studenti e gli insegnanti, a quanto pare anche lì è una cosa comune, ma gli studenti hanno dichiarato che il 75% di loro ha detto che grazie ai wifi si sono laureati di più, hanno aumentato il loro numero di graduation, e sicuramente questo è uno dei punti fermi. Infatti pare che entro il 2013 tutti i campus offriranno il wifi gratuitamente, quindi questo magari può essere un segnale di conferma, poi te lo guardi un po', ci sono, magari lo conoscevi già, sono un po' di dati.
Io vi ho rimbombato abbastanza, quindi penso di fermarmi qui. Grazie. Grazie davvero anche a Elena. Io, prima di passare la parola a Dario, volevo ringraziare anche il progetto che è illustrato qui nel monitor qui accanto, che è un progetto della Connectis, portato avanti dalle associazioni di categoria di Firenze, di Assindustria, Confcommercio, Confesercenti ed altre, che il Comune di Firenze, proprio insieme alle istituzioni, alle altre istituzioni locali, sta promuovendo, perché è un importante strumento di informazione per i turisti, ma non solo, sui servizi della città, che si sta installando a partire da oggi alla stazione sul retro di Santa Maria Novella e nei prossimi giorni agli Uffizi e in altri luoghi. Quindi ringrazio anche loro per essere qui con noi stasera. Passo la parola a Dario Nardella, vice sindaco del Comune di Firenze. Buonasera, buonasera a tutti. Io mi ero preparato, venendo in treno da Roma e utilizzando il sistema di wifi di Trenitalia, che non va malissimo, è ancora gratuito per ora l'hotspot di Trenitalia, speriamo duri. Sono arrivato tardi anche per questo, mi scuso. Mi ero preparato una serie di dati, ma ho visto Elena, ne ha anticipati vari. No, benissimo, così risparmio e mi concentro su altri temi. Però avete sentito dagli interventi fino ad ora, a partire da quello di Nicola Zingaretti, che c'è un dato, se ci fate caso, che emerge quando si parla della città digitali, e cioè che qui c'è poco di virtuale, se ci pensiamo, e c'è molto reale, cioè c'è molta infrastruttura. L'illusione che si possa costruire un sistema di soft economy con infrastrutture leggere, con poche risorse economiche, si è rivelata fino ad ora fallimentare, e lo è. Pensiamo a quanto sia indispensabile dunque investire risorse economiche sull'ammodernamento delle nostre infrastrutture. È quello che è successo, ad esempio, nel nostro caso. Io vi racconterò qualcosa di Firenze, molto già lo conoscete in realtà, per poi passare ad una riflessione più generale. Ma insomma, non c'è dubbio che quando parliamo di città digitali, i contenuti, il digitale, la banda larga, il wifi, sono necessariamente condizionati dalla capacità di ammodernamento delle nostre reti e delle nostre infrastrutture. Dal 2002 al 2007 a Firenze sono stati realizzati 70 chilometri di rete di fibra ottica. Se non avessimo avuto questo investimento sui 70 chilometri di rete di fibra ottica, non avremmo potuto aggregare, agganciare a questa rete tutti i servizi che noi oggi stiamo cominciando ad erogare ai nostri cittadini. E mi riferisco ad esempio ai videosorveglianze, mi riferisco ovviamente agli hotspot, sistema wifi, mi riferisco a tutto quello che rientra nel meccanismo della comunicazione digitale e dell'erogazione di servizi. Quindi un primo concetto che mi preme molto sottolineare è il rapporto tra infrastrutture e contenuti digitali e innovazione digitale. Nel 2009, grazie ancora a questa ossatura di fibra ottica, noi ad esempio abbiamo cominciato il progetto di copertura wifi delle piazze dei Giardini di Firenze, in particolare le piazze del centro. Siamo ora ad una dozzina di piazze che sono coperte dal wifi. Abbiamo inoltre implementato un progetto importante, la Città dei Saperi, sui servizi turistici, un progetto che finanziamo con i fondi Pius, i fondi europei per lo sviluppo urbanistico e sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi passiamo dall'idea di una città turistica secondo il modello tradizionale ad una città turistica digitale, ad una vera e propria turismo digitale, attraverso sistemi di georeferenziazione, attraverso guide turistiche online che accompagnano il visitatore nel suo percorso nella città. Abbiamo potuto fare, grazie a questa rete di infrastrutture, le fermate dei bus intelligenti, e poi abbiamo investito, lo si diceva prima, lo ricordava prima Elena, anche sui servizi connessi ai mezzi di trasporto pubblico. Non so quanti fiorentini lo sanno, se sono in pochi anche colpa nostra, ma sulla linea 1 della tranvia di Firenze,
8 chilometri, noi abbiamo la copertura del servizio Wi-Fi, che 200 metri di larghezza, 8 chilometri di lunghezza, possiamo, che consente a chi viaggia sul servizio pubblico più innovativo che oggi abbiamo nella nostra città, di utilizzare i servizi di connessione. E poi un ultimo progetto che mi piace raccontarvi, prima di passare poi al nostro sito dell'Open Data, il rapporto con i privati. Il rapporto con i privati che ci permette di lanciare proprio in questi giorni. Che ore sono? Questo è il Duomo. Sono le campane del Duomo. Meno un quarto. Ci sarà qualche. E la. Mi sa che durerà un pochettino, quindi vado avanti. Però il rapporto con i privati che ci consente, ad esempio, di aggiornare, ammodernare il nostro sistema dei Deor. Questo che vedete qui è una specie di Deor, no? E sapete che a Firenze, in tutte le città turistiche, questo fenomeno dei Deor e dei tavolini, delle sedie, delle verande esterne, è dura, con le campane. La sfida è dura. Campane digitali ancora non ci sono. Di attrezzare questi spazi pubblici di Wi-Fi. Pensate, noi a Firenze abbiamo più di 300 Deor nel centro storico, nell'area UNESCO, 7000 metri quadri. Allora, chiunque si siede, un cittadino, un turista, su uno dei Deor di Firenze, dai prossimi mesi avrà la connettività Wi-Fi gratis per le prime due ore. L'imprenditore paga solo l'ADSL, il servizio, il cittadino che usufruisce dello spazio pubblico non paga. Qual è la novità e secondo me il fattore interessante di questo progetto? È l'alleanza tra pubblico e privato. Il privato utilizza il suolo pubblico e noi gli diciamo, a proposito di obbligare i soggetti a utilizzare la cultura digitale, chi vuole aprire un Deor nella nostra città deve fornire come condizione gratuitamente o comunque a condizioni favorevoli a partire dalla terza ora il servizio di connessione Wi-Fi. E gli imprenditori hanno accettato, tra l'altro qui ci sono alcuni rappresentanti associazioni di categoria, hanno accettato la scommessa e hanno investito una parte di risorse su questo, investiranno una parte di risorse su questo sistema. Devo dire che è stato decisivo per fare parte di questi progetti la collaborazione. Nicola Zingaretti prima parlava della necessità che la connessione sia anche tra enti istituzionali. Noi abbiamo bisogno una connettività istituzionale per lavorare sul digitale. Se non c'è la connettività istituzionale, noi rischiamo di caricare di una nuova burocrazia dell'era digitale l'accesso a questo servizio universale da parte dei cittadini. Ed è fondamentale da questo punto di vista fare cosa? Lavorare insieme. Tra l'altro la provincia di Roma c'è una collaborazione che va avanti da molto tempo insieme, se mi pare il dottor Lorica o Lorica, che ha lavorato su questo, Lorica, e Comune di Firenze, provincia di Firenze, con cui noi scommettiamo sull'user's experience, cioè sul fatto che una volta che un soggetto è conosciuto, dato le proprie credenziali per accedere al servizio in una città, entra nella rete, è conosciuto, è accreditato e a quel punto può utilizzare in modo universale i servizi anche nelle altre città connesse. Da questo punto di vista il territorio non è più o non dovrebbe più essere un limite e dunque un appesantimento del digital divide. Non trascuriamo questo elemento. Guardate, il tema del digital divide, mi pare che Nicola abbia usato una parola forte, digital apartheid, è proporzionale al divario territoriale. Cioè, è incredibile come dalle statistiche che abbiamo, la questione nord-sud, il divario economico che c'è tra i territori, si riflette in modo esattamente proporzionale e parallelo sul digital divide. A dimostrazione del fatto che se io non ho un territorio ammodernato, se non ho un sistema istituzionale moderno, se non ho un'economia sensibile che risponde, anche la rivoluzione digitale non arriva. Abbattere dunque i limiti territoriali. E vengo all'ultima questione, cioè il tema della partecipazione, della condivisione di dati.
Firenze, non lo voglio dire con piaggeria, però è un dato, è stata una delle primissime città a sperimentare l'open data, ho visto che prima veniva proposto. L'open data, tra l'altro visitabile opendata.comune.fi.it, cosa ci consente di fare? Ci consente di rendere i cittadini protagonisti, ci consente di condividere quel patrimonio di dati e di informazioni che noi quotidianamente eroghiamo, mettiamo, come dire, sulla rete, non soltanto in modo passivo, no? Recependolo come informazione unilaterale, ma in modo attivo, utilizzando dunque libertà di fruizione, ma libertà di utilizzazione. Si crea un effetto moltiplicatore per cui le informazioni che abbiamo come amministrazione possono essere rielaborate, utilizzate al servizio dei cittadini, ma dico io anche dell'impresa. Questa scommessa dell'open data ci apre ad un'idea di partecipazione, dicevi prima te giustamente, che non è quella del sondaggio, ma che è quella di una partecipazione avanzata, in cui la politica dialoga con la comunità non solo nella condivisione di scelte, ma anche nella utilizzazione comune di risorse e di informazioni. Si parlava prima, dico le ultime due cose, avrei voluto aggiungere tantissime altre questioni, ma ne ho a cuore due in particolare. Primo, quello di accompagnare, diciamo, i soggetti della città a entrare nel meccanismo della cultura digitale, della città digitale, magari anche forzandoli, no? Anche obbligandoli, in modo intelligente ovviamente. Beh, noi lo stiamo facendo con il SUAP, non so se si può andare sulla rete civica del comune, è un acronimo antipaticissimo, sportello unico delle attività produttive. Voi sapete, saprete molti voi, la legge italiana dal 1 di giugno dell'anno scorso obbliga le aziende che si rapportano con le amministrazioni per quanto riguarda le procedure autorizzatorie, non so, voglio aprire un ristorante, voglio aprire un negozio di estetica, voglio fare l'estetista o voglio fare il parrucchiere, io posso andare sulla... Ora è cambiata la pagina perché abbiamo cambiato la prima pagina. E vedi, innovazione continua, ma fregato, perché... Eccolo, SUAP, guarda, è qui. Allora, praticamente noi dal 1 di giugno utilizziamo il sistema di posta elettronica certificata, ma dal mese scorso stiamo passando al regime online. Questo vuol dire che un imprenditore che vuole aprire un'attività, anche se non è fisicamente qui a Firenze, magari sta a Milano, magari c'è l'azienda a Berlino, può attraverso la procedura online attivare la propria azienda. Quindi, come dire, aprire un'azienda con un click non è più soltanto uno slogan, non è più soltanto uno specchietto per le allodole, comincia ad essere un meccanismo concreto che porta, e qui veniamo anche ai vantaggi della società digitale, pensate voi il risparmio che ha un imprenditore, nel non dover utilizzare i professionisti, il commercialista, il funzionario o il dipendente, stiamo parlando soprattutto di piccola impresa, che è quella italiana, nel dover fare la spola con lo sportello in comune, nel poter fare tutto dal proprio ufficio. Pensate alla libertà di orario. Io posso attivare la procedura amministrativa anche all'una del mattino, alle due del mattino, la mattina alle sette, quindi non sono vincolato agli orari di apertura al pubblico, di attività, diciamo, agli orari classici del lavoro dipendente. Infine, la trasparenza, e questo è un grande vantaggio della società digitale. Io posso seguire attraverso i formati elettronici tutta la procedura da fare e posso poi ho una tracciabilità della mia pratica. Tutto questo porta anche risparmi in termini di sostenibilità. Vengo all'ultima questione, era l'interrogativo che poneva Nicola. Diceva, ma questa rivoluzione digitale che costi comporta? È un interrogativo affascinante, ovviamente io non ho la risposta, non ce l'ha lui, figuratevi se ce l'ho io. Tuttavia faccio una riflessione. Se c'è un vantaggio che è oggettivo, che è riscontrabile, che tutti noi possiamo vedere nella rivoluzione digitale, è il grande vantaggio di entrare nella società della conoscenza. E conoscere è oggi il più grande potere
che un cittadino può avere, perfino superiore al potere materiale che si ha con il denaro. Perché conoscere vuol dire entrare in un sistema di conoscenze, di informazioni, di condivisione di dati, di relazioni, che abbatte le barriere materiali, le barriere sociali, le barriere territoriali, e che consente anche al giovane più squattrinato di ottimizzare una propria idea, di potenziare un proprio progetto, di conoscere in un altro angolo del mondo un'altra persona che può essere interessato al suo progetto. Questo è un vantaggio straordinario che secondo me ci porterà a superare una fase difficile, perché questa rivoluzione lascerà qualche morto per strada, detto in senso figurato ovviamente, ad esempio nel commercio. Si parlava prima del turismo, oggi i servizi turistici nel mondo si comprano più online che materialmente andando in un'agenzia o in una struttura dedicata. E lo stesso sta avvenendo ad esempio in altre categorie merceologiche come nell'abbigliamento. Questo porterà a chiudere negozi? Certo. Porterà alcuni imprenditori del settore commercio a mandare a casa commessi? È molto probabile. Tuttavia apre nuovi scenari, apre nuove opportunità. Tutto ciò ci costringerà, tra virgolette, a cambiare gli stili di vita. Nicola diceva a cambiare il sistema di consumi. Io sono molto d'accordo su questo, ma sono anche ottimista, perché oggi cittadinanza digitale vuol dire avere conoscenza, e oggi il sapere è il vero potere che abbatte le discriminazioni sociali, abbatte i muri territoriali, i limiti economici a cui tanti cittadini sono esposti. Tutto ciò restituisce a noi della politica, della pubblica amministrazione, una grande responsabilità, ma anche un'avventura affascinante. Grazie. Grazie, grazie anche a Dario. Dunque, a questo punto Renzo Crescioli, assessore della provincia di Firenze, reti informative, eccetera. Sì, io negli interventi precedenti mi sembra abbiano già affrontato vari temi legati allo sviluppo, diciamo, del sistema digitale, dell'informazione digitale e così via. Io volevo dire, prima di parlare della provincia, due o tre cose però che mi sembra siano importanti e siano emerse. Cioè, partendo da quelli che possono essere i problemi che lo sviluppo della rete, quindi lo sviluppo, diciamo, di un sistema digitale globale portano. Indubbiamente che a mio avviso sono sostanzialmente tre, perché sono: uno, la questione del lavoro del futuro, perché è chiaro che la rivoluzione in atto porterà a cambiamenti che hanno quei rischi che sono stati prima evidenziati, hanno indubbiamente delle potenzialità che noi oggi non conosciamo nemmeno, perché è chiaro che le potenzialità sono qualcosa che si muove in divenire, non è, diciamo, noi ne vediamo una parte. Se noi pensassimo a tutto un sistema, un'enorme bolla digitale, probabilmente le cose che avverranno domani non sono cose che noi oggi siamo perfettamente in grado di prevedere. L'altro tema, secondo me, che comunque in una sede politica credo dovrà essere in qualche modo approfondito, questo mi sembra il primo e più importante nell'immediato, ma ce ne sono sicuramente altri due. Uno, che prospettive, come si modifica la democrazia nell'era digitale, perché indubbiamente a tutte queste potenzialità, a tutto questo enorme sistema di comunicazione, si porrà anche un problema di come si governa il mondo in quest'epoca, diciamo, di flussi di comunicazione che sono assolutamente diversi da quelli tradizionali a cui noi siamo in qualche modo abituati. E la terza, e veniva citata prima, non mi ricordo, è il famoso diritto all'oblio, cioè la questione che i sistemi digitali mettono direttamente in chiaro o molto meno in chiaro però informazioni di singoli che viaggiano e sul cui controllo credo si giochi anche una parte delle libertà di cui noi vogliamo farci interpreti. Io credo, rispetto a una cosa che diceva l'esponente di Wired all'inizio,
era, che è quella di dire, cioè, abbiamo alternativa alla, alla rete, no? Cioè, è chiaro, io cito Isaac Asimov, no? Nella sua trilogia della galassia, che diceva: quando gli eventi si manifestano vuol dire le forze che li hanno generati, diciamo, sono, hanno iniziato tanto prima, cioè, quindi in qualche maniera non sono ormai irrefrenabili. Ed è chiaro che noi non possiamo avere un atteggiamento di tipo luddista o negazionista, come era all'inizio della rivoluzione industriale, no? C'era chi pensava che era molto meglio il tempo prima e distruggeva le macchine. Noi non possiamo certamente avere questo tipo di atteggiamento, e soprattutto da parte della forza della sinistra credo che il problema si ponga di come governare questi processi, di come affrontare anche il processo, diciamo, i rischi della disoccupazione, i rischi, diciamo, o della diversa occupazione, diciamo, quindi come intervenire in questo. Io, detto questo, ecco una campana quella. Le nuove tecnologie sono un pochino più silenziose. Io, la provincia, aspettiamo un secondo perché io ho anche la voce bassa e non... Comunque, vabbè, via, ci si prova piano piano. La provincia di Firenze, che tra l'altro condivide con il comune di Firenze diversi progetti, perché tra l'altro noi abbiamo anche una società di servizi, diciamo, a mezzo in qualche maniera, che cerca di tradurre poi anche per le agevolazioni burocratiche, per, diciamo, le pratiche, per i servizi a cui il cittadino si rivolge, e cerca di tradurre poi queste azioni. Noi, diciamo, la provincia di Firenze ha due o tre fronti obiettivo. Uno è quello della diffusione della rete, cioè quindi del superamento del digital divide del territorio. Noi abbiamo una parte di territorio, perché Firenze è Firenze, ed è vero quello che diceva prima Dario, cioè nel senso, oggi sono di esprimere una cosa perché nel tempo si sono fatti investimenti che hanno consentito di avere un sistema che oggi permette di essere utilizzato. Non è così vero per l'intero per il territorio complessivo della provincia di Firenze, di cui ha una parte montana, parti collinari, parti che sono legate. Noi all'interno di questo ci sono alcune azioni che stiamo portando avanti per superare, diciamo, questa separazione, perché è vero che oggi, quello viene ricordato prima, la legge obbliga le imprese a muoversi attraverso, ad esempio, a fare pratiche attraverso strutture digitali, ma se quel tipo di azienda non ha la possibilità di accedere a internet, il problema gli diventa un attimino più complicato. E sul nostro territorio ci sono vari pezzi che non hanno ad oggi un accesso diciamo significativo ad internet, perché vabbè, c'è quello delle vecchie sistemi, ma che oggi sono assolutamente, ma la stessa pubblica amministrazione non è del tutto adeguata. Io mi occupo anche diciamo della direzione ambiente, è un'importante azienda, insomma, per una pratica ha svolto con noi, è obbligata a farla attraverso la posta elettronica certificata, ha piantato il server dei vigili del fuoco per due giorni, cioè per le comunicazioni, cioè, quindi voglio dire, cioè, l'adeguamento non è, diciamo, non siamo ancora oggi in un modo, c'è bisogno ancora di interventi anche sulle strutture fisiche, cioè quelle reali, come veniva detto, che consentano poi effettivamente, perché una cosa è mandare una lettera, una cosa è mandare un progetto che voglio dire digitalizzato e così via. E questo, diciamo, è un primo progetto che stiamo facendo. Gli altri due fronti sono, diciamo, quello del wifi, della diffusione per quanto possibile del wifi, su cui abbiamo fatto l'accordo con la wifi Free Italia wifi, con la provincia di Roma, e con le altre due province del sistema metropolitano fiorentino, cioè Prato e Pistoia, perché l'idea è quella di avere diciamo un sistema che sia quanto più omogeneo all'interno, diciamo, di quest'area metropolitana, perché noi quando parliamo di Firenze, poi diciamo un termine concettuale, ma in realtà da Bagnaripoli a Pistoia non ci sono soluzioni fisiche di continuità, siamo in un unico territorio, se uno se lo guarda bene. Cioè, quindi questa è l'operazione, il wifi sia all'interno del sistema urbano sia fuori, cioè quando saremo a completamento ci sarà una quarantina
diciamo, di punti comuni che sono collegati, più quelli del Circo dell'Empolese Valdelsa, con cui abbiamo fatto un patto che, in questi giorni, proprio per l'estensione. Ovviamente questo sistema che Nicola Zingaretti esponeva all'inizio può essere e aperto a tutti i soggetti anche privati, cioè quindi può essere diffuso in città. La questione della registrazione in Italia è obbligatoria per la legge Pisanu, cioè, e quindi non si può prescindere, cioè, non ci può essere un accesso senza un'identificazione, cioè, quindi questo è un passaggio. E dentro questo ci sta anche la cosiddetta bolla e la tranvia, cioè, quindi, che è un appalto di cui si sta completando lavori, cioè, quindi fatto insieme al Comune di Firenze. Cioè, quindi questo sarà una delle aree, diciamo, wifi più grosse, diciamo con 28 punti più quello che è sopra il tram, cioè quindi sarà uno dei sistemi anche più importanti della zona. E stiamo anche cercando di diciamo, sfruttando questi meccanismi, c'è un grosso progetto che si chiama WeMove, che parte da queste cose da tranvia e che dovrebbe servire a gestire il traffico e avere in tempo reale la situazione del traffico su tutto il territorio. Cioè, quindi è ci sono una serie di processi in divenire che stanno diciamo, piano piano giungendo a compimento. Io credo che noi sul territorio fiorentino potremmo essere una delle punte più avanzate insieme alle esperienze che sono state fatte. Io volevo ricordare anche un'ultima cosa che credo sia importante. In Toscana esiste anche un tentativo di governo di questi processi che si chiama RTRT, cioè che sta per Rete Telematica della Regione Toscana, qualcuno la chiama Rete delle Reti, perché uno dei rischi che noi abbiamo è che ogni pezzo, se non si crea un sistema di raccordo abbastanza chiaro tra le varie istituzioni, il rischio poi è che ogni pezzo vada avanti per conto suo, cioè quindi creando punti di eccellenza e punti di situazione di preistoria informatica di fatto, e questo, diciamo, è la realtà. Allora questo sistema, diciamo, tra l'altro proprio nei prossimi giorni ci sarà diciamo, l'assemblea dovrà approvare l'agenda digitale, cioè i vari passi per lo spostamento, diciamo, per la crescita di questo sistema. Credo che sia uno degli snodi fondamentali, perché noi dobbiamo porci anche l'obiettivo, e soprattutto come sinistra, far crescere insieme tutto il territorio. Poi ci sarà qualcosa in più da qualche parte, però non possiamo porci il problema di una crescita limitata a porzioni di territorio. Dall'altro, per quello che riguarda la Toscana, noi bisogna considerare anche l'importanza che questo ha non solo non solo all'interno dei sistemi urbani, ma per tutta l'area. Io penso a Chianti, al Mugello, ma anche a varie zone dove c'è una forte presenza turistica di agriturismi, perché è chiaro che fino a qualche anno fa la gente selezionava l'agriturismo che aveva la piscina rispetto a quello che non aveva la piscina. Oggi si sceglie quello che ha lo wifi all'interno rispetto a quello che non ce l'ha. Questi stanno diventando il cambiamento. Wifi in piscina è l'ideale, diciamo, no? Al bordo piscina, chiaramente. Però è chiaro che diciamo, oggi ha la stessa importanza, cioè quindi questa pressione anche degli operatori economici che lavorano in questo campo, noi ce l'abbiamo, diciamo, abbastanza addosso. Cioè, quindi io credo per cui che l'adesione, cioè, ecco, anche in questo senso aiuta. È vero che poi le password per gli stranieri diventano, però eccetera eccetera, però è vero che l'adesione al sistema di Free Italia, cioè quindi avere, se queste città, se si riesce piano piano a convincere anche gli operatori privati a aderire a questo, ma se consideriamo che Roma, Firenze e Venezia, perché di questo stiamo parlando, e la Sardegna alla fine, e sono i tre poli del mondo del turismo in Italia, è chiaro che noi abbiamo fatto, diciamo, una grande operazione anche di sviluppo, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo economico, e forse non sostituirà qualche negozio eccetera, però apre probabilmente delle opportunità che oggi non sono presenti, insomma, da questo punto di vista. E io si potrebbero anche aggiungere, la finisco qui perché mi sembra che sia anche l'ora. Ecco, io chiaro, noi col Comune di Firenze, diciamo, abbiamo una collaborazione ormai da tempo, lavoriamo insieme magari anche rispetto a RTRT, perché su quell'agenda, insomma, su quella si ci gioca un bel pezzetto
diciamo, di sviluppo e di prospettiva per questo territorio, e non può assolutamente rimanere indietro rispetto a questo, perché altrimenti ci scavalca la storia. Non è che siamo noi, non è che abbiamo l'alternativa, rimaniamo con la Viro o la cosa. Oggi è così, e questo credo che l'importante sia starci dentro e cercare di governare i processi per quanto perlomeno ci riesce. Grazie. Grazie. Grazie anche a Renzo Crescioli, questo microfono però tremendo. Sì. E dunque abbiamo Mirko Lalli, Fondazione Sistema Toscana. La temperatura si abbassa, l'ora si fa tarda, quindi io chiedo a lui e agli eventuali altri interventi a questo punto di fare molto molto rapidamente. Ringrazio tutti per essere restati con noi finora. Io in 7 minuti cerco di prendere le fila del discorso e di finire. Provate a cronometrarmi, cerco di fare davvero in 7 minuti. Allora, abbiamo Fondazione Sistema Toscana, in realtà non è la Regione Toscana, è un ente privato controllato dalla Regione Toscana che gestisce tutto quanto, è una gran parte di comunicazione digitale per conto della Regione, sia sul turismo sia su tutta una serie di altre attività. E in realtà Fondazione Sistema Toscana si ricollega alla tematica di oggi perché da circa 2 anni sta portando in giro per la Toscana con una serie di eventi a brand Toscana Lab il claim Internet Better Life. Cioè non ci interessa divulgare come funziona Internet, ci interessa far capire perché può migliorarti la vita, e credo che questo possa essere un punto che aiuta anche per quello che vado a dire. E oggi non mi fa piacere che Nicola Zingaretti abbia detto di impostare un ragionamento sui beni comuni, perché quello di cui vogliamo parlare oggi e che vorremmo parlare nei prossimi mesi è proprio contribuire a far percepire sempre di più Internet come un bene comune. Parlare in questi termini è abbastanza complicato, cioè dire Internet è l'infrastruttura della democrazia, Internet è come l'acqua, sa molto di retorica e di vecchia politica. Ci piace più dire Internet fa bene, declinandolo secondo alcune direttrici. È un bene che ci sia Internet perché fa bene all'economia, e questo si è evidenziato oggi più volte. Non è soltanto un problema di banda larga, la banda larga è sicuramente uno dei problemi, il 50% della popolazione è tuttora non raggiunto dalla banda larga, non è un problema solo di velocità, è un problema soprattutto di divario culturale. Il 40% delle persone che sono raggiunte dalla banda larga non utilizza la banda larga, anche se sappiamo da tutta una serie di fonti, e questi dati sono i dati di Wired, quindi citiamo sempre tutte le stesse fonti, ogni 10% di penetrazione della banda larga stimola un aumento dell'1,21 di crescita del PIL. La diffusione della banda larga nei 27 paesi dell'Unione Europea può creare 2,1 milioni di posti di lavoro. Questo è tra l'altro calcolato, questo dato, al netto dei posti persi. E soprattutto quello che è interessante per l'Italia: se la banda larga raggiungesse il 60% delle famiglie e il 90% delle imprese, la crescita potenziale dell'economia italiana sarebbe del 12% del PIL. 12% del PIL. L'investimento nella banda larga è la forma di investimento in assoluto che genera il ritorno di investimento più alto. Se voi investite 1 euro sulla banda larga, nel giro di 10 anni avete un ritorno di investimento di 20 euro. Non esiste forma di investimento che genera un ritorno così alto, 20 volte l'investimento. E dov'è il problema? Come mai allora gli operatori non investono sulla banda larga? E qui il punto. Perché il ritorno dell'investimento non è mai sul singolo operatore, ma sul sistema territoriale. Per questo è interessante che le singole amministrazioni o i territori investano su questo, perché il ritorno d'investimento è su di loro, è sul singolo operatore. La Telecom non ha nessun interesse a coprire la banda larga la provincia estrema di Firenze, dove ha magari 10 utenze. Il territorio sì, perché magari in quel contesto possono nascere nuove imprese. Abbiamo parlato più volte oggi di rivoluzione. È ovvio che una rivoluzione non è mai generata dagli strumenti, mai. La rivoluzione è sempre generata dalle persone, sempre generata dai comportamenti. È un bene che ci sia Internet perché fa bene al dialogo, al confronto e alla democrazia. 3 esempi semplicissimi. We the People.
We the People è lo strumento partecipativo della Casa Bianca, lanciato da pochissimo. Praticamente chiunque può andare sul sito della Casa Bianca a fare una petition, una domanda, e ci sarà una risposta. E sembra una cosa molto semplice, ma in Italia non esiste. WikiLeaks. Non c'è bisogno che vi spieghi perché WikiLeaks è rivoluzionario a partire dal suo fondatore. Questo è il mio preferito. Si chiama They Work For You. È un sito partecipativo della Camera dei Deputati inglese. Praticamente chiunque può andare a cercare il proprio deputato che lui ha eletto con il suo voto, a quali leggi ha partecipato, quali leggi ha promosso e quali leggi ha votato. Questo, ecco, il problema è che da noi non si votano i deputati, dice giustamente Nicola Zingaretti. È un bene che ci sia internet perché fa bene alla cultura, alla conoscenza e alla ricerca. E non c'è bisogno di citare Wikipedia, ovviamente. C'è bisogno invece, secondo me, di citare alcuni elementi molto concreti. Questo si chiama BankTrack. Voi potete cercare le banche di tutto il mondo, ce ne sono anche un paio italiane, andate a vedere voi quali sono, e vedere quali sono gli investimenti a rischio o ingannevoli che le banche stanno facendo con i vostri soldi, ovviamente. Quindi vedete che ci sono banche che investono in centrali nucleari, in sfruttamento di minori e così via. Tutto assolutamente trasparente grazie alla rete. Potete anche ordinarle in base a quello che qui chiama, non so come si pronuncia, dodgy deals, quindi gli investimenti ingannevoli. E i francesi, devo dire su questo, le prime banche sono quelle francesi che hanno le più infami. Quora, chiunque fa una domanda, chiunque può rispondere, motore aperto di question answering, assolutamente crowdsourced. Il TED, anche questo non c'è bisogno di parlarne, è un bene che ci sia internet perché fa bene alla creatività e alla circolazione delle idee. Questo simpatico ragazzone è Linus Torvald, il creatore di Linux, quindi il fondatore di quello che è tutto il movimento dell'open source e ovviamente l'ispiratore della community di Linux. Open source, ne abbiamo parlato oggi, non c'è bisogno che vi dica che cosa vuol dire. Fa bene alla creatività e alla circolazione delle idee, ovviamente fa bene anche all'imprenditorialità diffusa. Crowdfunding, grazie a internet possiamo reperire risorse in maniera diffusa grazie alla rete. Due esempi concreti. Diaspora è un esempio di un motore, una piattaforma online. Questo è Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding. Chiedevano i fondatori $10,000 per partire col progetto, ne hanno raccolti 200,000. Oppure, se vogliamo un esempio più hardware, questa è una bellissima macchina per il caffè comandata da un chip open source, che poi vi dico, chiedevano $20,000 di goal per partire con la startup e ne hanno raccolti 369,000, e quindi ovviamente sono partiti. E da open software passiamo a open hardware. Arduino è il fenomeno del momento, il fenomeno dei makers. Questo è un progetto tutto italiano. Mi piace parlare di questo perché in realtà ci permette di fare una zoomata sulle cose concrete. Spesso parlando di internet siamo così un po' dirottati verso il mondo del digitale, delle cose non molto concrete. Questo è un progetto italiano, chiunque può rifare Arduino o comprarlo da loro e da questo costruire in pratica un piccolo computer grande quanto una carta di credito, completamente programmabile e per costruire tutta una serie di applicativi. È un bene che ci sia internet perché fa bene alla solidarietà, e alla partecipazione. Primavera araba è anche qua, il primo degli esempi di solito non c'è bisogno di spiegarlo. Mentre questo è un sito forse un po' più sconosciuto, Avaz è un sito per fare petizioni online, ma anche cose molto importanti. Ora c'è tutta una serie di petizioni contro l'ACTA italiano, contro il SOPA PIPA statunitense. Questo è bellissimo, si chiama Traceable Coffee. Voi mettete il codice che trovate sulla busta del caffè ecosolidale e vi fa vedere chi è la persona, nome e cognome, che ve lo coltiva e potete anche fargli una piccola donazione. Ogni $100, traceablecoffee.org, ogni $100 gli mandano un assegno. Questo è reso possibile solo grazie a strumenti, solo grazie alla rete, grazie a piccole donazioni. È un bene che ci sia internet perché fa bene alla sostenibilità. Non parlo di smart city, anche se
ci sarebbe un bel discorso, se volete avete tempo se ne può parlare per un paio d'ore di Smart City. Magari andiamo più sul dettaglio, parliamo di progetti concreti. Local Harvest, gli Stati Uniti sono avantissimo su questo territorio. Questo è un sito che raccoglie i farmer market, produttori, distributori e ristoranti che usano prodotti a chilometro zero negli Stati Uniti. Bellissimo. In Italia è nato un progetto simile che si chiama Geomercato da 2 settimane, per ora funziona solo a Milano, ma credo che abbiano intenzione di espandersi a tutta Italia, e voi potete comprare direttamente a chilometro zero i prodotti, avendone doppio beneficio della genuinità e del non impatto sull'ambiente. Il fenomeno del low cost, no cost sul travel, anche questo è fortemente a driver internet. Non parlo di turismo, Elena, oggi, non ti preoccupare. Però questa è una cosa che è importante dire, perché secondo me è uno degli aspetti legati al mondo della sostenibilità più forti. Airbnb è un motore di scambio di case, cioè voi potete affittare la vostra casa o andare a passare una vacanza totalmente in maniera o gratuita o pagando pochissimo a casa di altri. 5 milioni di notti prenotate, l'Italia è cresciuta di 946%, primo paese al mondo per crescita. Airbnb. E questo è il mio preferito, forse perché in Italia quando si parla di food, è un sito francese, si chiama Super Marmite, o Marmite, non so come si pronuncia, e vi permette di fare una cosa semplicissima. Voi cucinate un piatto a casa vostra, ne fate un po' di più e o invitate persone o lo vendete. Quindi fate una teglia in più di lasagne e la vendete a $1 a porzione. In Italia arriva la USL dopo un minuto. Però questo è un sito importantissimo in Francia, fa dei volumi enormi, oltre al valore sociale che ci sta dietro, perché è totale crowdfunding. Vedi, questo ha tutta la Francia, compresa la Corsica, canistrelli, euro 2 a porzione. Chiunque può passare e prendere quello che tu hai cucinato in più, farne un po' di più. Quindi, per i volumi delle nostre nonne, ovviamente, è assolutamente... Esatto. Io ho voluto provare a tornare con i piedi sulla terra, perché spesso parlando di infrastruttura, parlando di internet, ci dimentichiamo come poi è più importante l'aspetto applicativo. Non è interessante il cavo, è interessante l'applicazione. Non è interessante internet, la rete, ma è interessante perché la rete può migliorare la vita a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, altrimenti diventa speculazione. Nei prossimi giorni, scusate, mi ero dimenticato una cosa, anche questo per l'informazione ve lo faccio vedere passando, proprio sulla sostenibilità, è un sito molto interessante, anche questo fa dei volumi esagerati. Come posso riciclare questo? Tutta una serie di prodotti con tutti i consigli crowdsourced, chiunque può contribuire, sul come riutilizzare tutta una serie di oggetti comuni che ciascuno di noi ha in casa e non contribuire ad appesantire l'ambiente. Per questo siamo convinti che è un bene che ci sia internet, per questo la Fondazione Sistema Toscana a ottobre sta organizzando con Regione Toscana e Comune di Pisa un festival internet a Pisa, e magari parleremo di questo e altre cose, e per questo siamo convinti che internet è un bene. Grazie anche a Mirko. Io devo salutare Nicola Zingaretti, che ringrazio davvero nuovamente perché ha introdotto questa giornata nostra in modo molto molto utile e interessante. Continueremo la collaborazione dal punto di vista politico, oltre che amministrativo, con Nicola. A questo punto abbiamo alcuni interventi da voi che siete intervenuti stasera qui. Diciamo che vista l'ora e il contesto, diciamo, facciamo interventi molto brevi, a partire da Daniele Papi di Sesto Web TV, che ringrazio ancora per la collaborazione che ci ha permesso di trasmettere in diretta streaming, live streaming, questo appuntamento. Poi abbiamo Nicola Torpei, che anche lui ringrazio per averci supportato con questo meraviglioso strumento, Roberto Rossi della Thales Group, Giovanni della DMHC, però appunto invito tutti a restare e ai relatori a fare cose molto molto brevi. Grazie.
3-4 minuti, non di più. La prima è una specie di comunicazione di servizio per chi ci guarda dall'esterno. Credo sia la prima trasmissione in cui le luci sono puntate verso chi riprende e non verso chi è ripreso, perché le avevamo puntate là, ma questa va bene. La seconda cosa, molto brevemente, per spiegare che cos'è Sesto TV. Siamo nati 4 anni fa, abbiamo creato un'associazione di promozione sociale, abbiamo cominciato a realizzare video perché è il terreno su cui ci piace lavorare. Ad oggi siamo con oltre 500 video in linea, tutti messi in linea, e anche se si va a vedere sotto il profilo anche di partecipazione, la cosa ci interessa perché, per esempio, noi ritireremo fuori nel 2014 i video che abbiamo registrato nella campagna elettorale del Comune di Sesto nel 2009 e li riproporremo ai politici che vorranno rispondere rispetto a quello che hanno detto, rispetto a ciò che hanno fatto. Dopo aver sentito tutta una serie di interventi molto interessanti, noi che siamo abbastanza più ruspanti sotto il profilo della comunicazione, volevo dire che anche noi collaboriamo sotto l'aspetto dell'andare verso la gente, ma oltre a vedere i siti a livello mondiale, facciamo anche noi una cosa che riguarda, per esempio, l'indirizzamento della gente verso un consumo di qualità anche a livello agricolo. Ma noi lo facciamo in maniera molto semplice: andiamo dietro casa a chilometro zero dal contadino che sta coltivando tutte le sue cose, facciamo dei piccoli video istantanei in quick, qik.com, che vanno direttamente in condivisione sui social network, sul Facebook e Twitter, e a quel punto mobilitiamo le persone che abbiamo attorno. Ora, questo è un esempio, ma ci muoviamo in maniera abbastanza interessante anche sotto il profilo delle collaborazioni. Inizieremo nei prossimi giorni, prima di tutto, a creare i cosiddetti studios, diciamolo all'americana. Avremo nella nostra sede, che è presso una casa del popolo a Sesto Fiorentino, metteremo la nostra base e inizieremo delle collaborazioni fisse con una serie di soggetti che sono la Protezione Civile del Comune di Sesto, che sono il Museo di Doccia, per far conoscere tutto quello che al Museo di Doccia c'è e che molto poche persone conoscono, con la CGIL SPI Pensionati per dare il loro contributo in termini di notizie e così via. Quello è un nostro modo di intendere, ma soprattutto, anche se ci chiamiamo Sesto.tv, quel TV è un suffisso soltanto di comodo, perché in realtà non siamo una TV, come molte delle web TV non lo sono in sostanza. Vorrei concludere soltanto dicendo una cosa: che da alcuni anni si è creato a livello nazionale una federazione delle emittenti, delle micro emittenti web, che si chiama FEMI, www.femitv.tv, a cui noi aderiamo. A livello nazionale sono circa 400 le piattaforme che aderiscono e sono le più disparate da un punto di vista organizzativo. Molto spesso sono, diciamo, ruspanti come siamo noi, in sostanza, non con alle spalle un bagaglio tecnologico e comportamentale particolare. Però la cosa interessante è quello di fare rete, cioè noi facciamo rete e organizziamo ogni anno molti avvenimenti a livello di rete unificata. Questa è un po' la forza che abbiamo tirato fuori. Anzi, vorrei invitare a questo punto chi è interessato alla partecipazione: dal 18 al 20 aprile a Bologna ci sarà il meeting di quest'anno, meeting.it.it, è il sito di riferimento, in cui si possono trovare tutti quei ragionamenti, quei contributi che in qualche maniera fanno un po' la nostra forza. Noi siamo stati contenti stasera di poter fare questa diretta streaming, finita la quale sarà già a disposizione tutta la registrazione su www.livestream.com/sestotvdiretta, per cui chi la volesse poi condividere lo può fare da 2 secondi nel momento in cui la diretta sarà terminata. Vi ringrazio. Grazie Daniele. Nicola Torpei, di Tabula. Grazie Mirko. Un brevissimo intervento dove dirò cose molto semplici che ho detto durante la presentazione della mia attività giovedì scorso al Parco Urbano dell'Innovazione. Infatti io sono uno dei 3 spin-off che sono stati
diciamo, presi all'interno del nuovo parco urbano dell'innovazione, e mi occupo di quella parte di tecnologie che è la condivisione della conoscenza, invece che attraverso la rete, attraverso degli spazi fisici, quindi delle superfici multitouch e degli oggetti che permettono alle persone di collaborare in maniera condivisa davanti a uno stesso device, davanti a uno stesso schermo. Quindi, senza entrare nelle cose fatte, semplicemente alcuni frammenti di interfacce, frammenti di interfacce museali, di interfacce di fruizione culturale, di oggetti che sono stati fatti durante gli scorsi anni, e anche oggetti che hanno, diciamo, dato una mano ad attività un po' più tecniche, quindi a strumenti per la riabilitazione e per l'ambiente medicale. Quindi diciamo che queste interfacce, questi strumenti touch e multitouch sono, diciamo, utilizzati sia in ambito di gestione documentale sia in ambiti molto più tecnici, come appunto interfacce per la riabilitazione o per la gestione di strumenti molto tecnologici e complicati. Quindi questo è quello che facciamo, e insieme ad altre aziende siamo andati a far parte da questo parco urbano dell'innovazione, che sembra essere molto interessante perché sta mettendo insieme realtà interessanti, e noi ci auguriamo che possa essere veramente uno strumento per arricchirci a livello di azienda, di mercato, e per, diciamo, essere complementari, cioè diverse aziende che a livello che si completano a vicenda le tecnologie e le cose che fanno. A posto, tutto qua. Grazie mille Nicola. Da uno spin-off dell'università, società in corso di formazione, ad un'azienda consolidata sul territorio, un gruppo internazionale con la quale collabora l'università, con la quale collaborano le istituzioni locali, il Comune e la Provincia di Firenze, per esempio, su progetti di infomobilità. Roberto Rossi di Thales Group, anche a lui molto brevemente. Grazie. Grazie Mirko, grazie per averci invitati. Semplicemente per... no, saltiamo la Provenza, è troppo tardi. Giusto per portare una testimonianza sulla nostra esperienza fatta in giro per l'Italia e per il mondo. È un'azienda, la nostra, che sta qui a Firenze da quasi 80 anni, ma diciamo integrata in una realtà di una multinazionale. È l'unica cosa che sostanzialmente... Scusate. Di cui vi volevo parlare in tema di cittadinanza digitale, quello che viene dall'esperienza dalla mobilità, dalla sostenibilità, dalla sicurezza. Non entro nei dettagli di questi aspetti, ma sostanzialmente su una riflessione. Questi servizi, queste funzioni generano una grande quantità di dati, e adesso è importante che questi dati vengano utilizzati dalla pubblica amministrazione. Ho sentito qui stasera parlare di open data, è fondamentale, ma anche per rendere sostenibili dal punto di vista economico dei progetti che poi servono anche per scopi più sociali, più generali. Giusto per farvi qualche considerazione. Una cosa importante che però si porta all'utilizzo di queste nuove tecnologie, sono abilitanti, sono importanti, potranno portare sicuramente dei grossi vantaggi, è il fatto che c'è da cambiare le organizzazioni. Spesso il modo di lavorare cambia con l'utilizzo di queste tecnologie, e quindi bisogna essere veloci, perché altrimenti non è pensabile che si progetta oggi un qualcosa che potrà essere installato fra 4-5 anni. Non avrebbe più senso pensarlo con la velocità delle tecnologie di oggi. Oggi, per esempio, faccio solo un esempio: noi abbiamo realizzato la centrale di controllo per la tranvia. Quelle macchine sembrano particolarmente vecchie, eppure è stata inaugurata da poco, ma purtroppo era già disegnata, già fatto secondo schemi rigidi tanti anni fa. E quindi questa è un'altra considerazione, la velocità. E poi l'ultima cosa, e qui chiudo, la gestione dei rischi, perché tutto questo può portare grossi vantaggi, ma se non c'è un'attenzione molto forte, in cambio di qualche servizio in più rischiamo di perdere molti diritti civili. Quindi attenzione molto nella gestione di queste cose. Grazie, grazie mille Roberto. Giovanni di MHC, un'altra società
in corso di formazione spin-off universitario che si è insediata da poco al Parco dell'Innovazione delle Murate, una bella realtà che è andata ad integrare l'importante complesso delle Murate recuperato alla città, dove abbiamo dalle case popolari al centro culturale del caffè letterario, eccetera, eccetera. Giovanni Ruffini e Massimo Carta. Grazie. Buonasera, noi proveniamo dal Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Firenze e ci siamo specializzati in passato nei sistemi informativi geografici. Attualmente il nostro progetto di nascente azienda Mapping Hyperlocal Communities è finalizzato alla definizione e allo sviluppo di applicazioni web che consentano agli utenti di comunicare e condividere informazioni riferite ai luoghi che costituiscono i loro ambienti di vita e di lavoro. E fra gli elementi che più ci interessano, ricollegandomi anche a quanto detto da Federico Ferrazza in precedenza, è sviluppare degli strumenti di ascolto, degli strumenti di conoscenza dei saperi locali, cioè delle emozioni, della percezione degli abitanti rispetto ai luoghi in cui vivono. Una delle applicazioni più di successo che abbiamo sviluppato riguarda il piano paesaggistico della Regione Puglia, dove abbiamo sviluppato l'Atlante delle segnalazioni, dove i cittadini contribuiscono alla conoscenza del territorio segnalando su mappa buone e cattive pratiche del paesaggio o beni o offese al paesaggio, andando così a identificare e localizzare aspetti positivi o negativi legati alla gestione e progettazione del paesaggio. Un'altra sperimentazione piuttosto interessante, sempre allo stadio di prototipo, è la Florence Emotional Map, che abbiamo sviluppato come applicazione web per registrare e conoscere le emozioni degli abitanti e dei visitatori della città di Firenze in relazione ai luoghi. E questa applicazione si basa sulla categorizzazione delle segnalazioni localizzate in base a tre gruppi di categorie, cioè i sensi, ovvero sia la percezione, le emozioni e gli interessi, dove le segnalazioni vengono posizionate su mappa anche in tre dimensioni, basandosi sull'API di Google, consentendo così una visualizzazione tridimensionale che può rafforzare l'espressività delle segnalazioni in riferimento a uno specifico punto di vista. Siamo stati anche fortunati che proprio mentre stavamo sviluppando questa applicazione Google ha fornito il modello tridimensionale della città di Firenze negli stessi giorni. E, è uno strumento di partecipazione. Ogni utente, entrando a far parte della community dei membri, contribuisce ad arricchire la mappatura delle emozioni e percezioni localizzate. Tutte queste segnalazioni vengono alla fine sintetizzate in un'unica mappa in forma di nube emozionale, dove andando a realizzare così una sorta di meteorologia emotiva sulla città. Noi non siamo degli sviluppatori, noi sviluppiamo contenuti. In questo caso quello che ci interessava era poter evidenziare i luoghi più emotivamente significativi della città di Firenze. Le volute del... è una variabile, nel senso che tutta questa applicazione si basa sulla convinzione che nella città contemporanea non sia più soltanto il centro a pulsare di vita e di emozioni, bensì come le nuvole, come una meteorologia, i sentimenti e la percezione dei luoghi delle persone sia molto mutevole e variabile a seconda del tempo, del momento, degli eventi. E... ma te sei quella di Io amo Firenze? Ah, ecco, mi pareva. Che è anche... Poi te lo dico in un altro momento. Però una delle fonti di ispirazione è dal suo blog. E
Sì, abbiamo sviluppato anche una proposta di applicazione per il Comune di Firenze in riferimento al Parco delle Cascine. Ci rivolgiamo per nostra formazione naturalmente alle pubbliche amministrazioni locali, però i tipi di contenuti che sviluppiamo sono aperti anche a fornitori di servizi per il turismo, servizi immobiliari, altri social network o in generale a chiunque sia interessato allo stato emotivo di un determinato luogo. E penso che sì, l'applicazione, per quanto priva di qualsiasi finanziamento e attività promozionale, ha riscosso un discreto successo di critica, è stata recensita da vari quotidiani e blog, non da IOMA Firenze ancora. E abbiamo in mente alcuni sviluppi futuri facilmente prevedibili, in particolare la fruizione del servizio attraverso smartphone, lo sviluppo di giochi di ruolo o applicazioni di augmented reality e in particolare lo sviluppo di un'API dedicata ai contributi di sviluppatori esterni. Okay. Bene, grazie. Grazie anche molto a Giovanni C del MHC. E dunque sono le 7:15. Data l'ora, dato il freddo, perché questo è un posto meraviglioso, ma lo abbiamo aperto tutti per la bella giornata, ma a quest'ora fa anche giusto freddo. Io ringrazio tutti gli intervenuti, i superstiti di quest'ora, e penso sia stata una cosa interessante e utile. Dovremo continuare. Comunque invito tutti certamente al nostro appuntamento della due giorni alla Limonaia di Villa Strozzi, Firenze Page, una pagina per Firenze, la conferenza programmatica del PD metropolitano il 30 e il 31 di marzo. Grazie a tutti e buona serata.